gioca da un minuto e mezzo nel corso del primo tempo al Comunale di Torino. Vi ripeto, gara di ritorno per la semifinale di Coppa delle Coppe tra Juventus e Manchester United, risultato della qualificazione, ma naturalmente contiamo che si tratti di una partita vincente, che la Juventus possa anche vincere. Ecco questo profondo inserimento, Platini, quindi Vignola, eroe domenica, sabato scorso nella partita vinta dalla Juve in rimobile su Hughes, poi la palla ancora Gentile, due avversari su di lui, intervento dell'arbitro, passaggio ancora sullo stesso Stapleton, bello il suo colpo di tacco. Platini, Boniek non filtra il pallone, Wilkie, Boniek, McGrath, Hughes si avvicina pericolosamente all'area, va al tiro, Tacconi riesce a respingere e poi il passaggio è per McGrath. Vignola, Bonini che tocca male, McGrath, poi il tocco all'indietro di Stapleton per Wilkins che lancia colpo di testa di Gentile ad anticipare. Platini non aggancia il francese, ma Tardelli è pronto in seconda battuta a dare all'indietro. Scirea, Cabrini, Brio, Scirea amministra con molta attenzione il possesso del pallone la Juve. Ecco il tocco di Vignola breve nei confronti di Gentile che viene anticipato da McGrath e c'è probabilmente, interviene molto bene a spezzare la trama. Ora è McGrath che è sotto chiaro stress. Intanto c'è un facile da parte di Hughes, si combatte con molto accanimento. Bonini, tacco stupendo per Boniek, che bello il lancio per Tardelli che può entrare in area dalla destra, effettua il lancio verso Rossi che viene anticipato da Moran. Olbistad, non eccessivamente calda, fondo del terreno perfetto, sei nella sua nuova squadra, giocava infatti con il West Bromwich Albion così come Robson e l'allenatore li ha portati con sé appunto dalla 5 anni fa, prelevandolo dal Chelsea. E per Olbiston ora è McGrath che dal centro, Olbiston, McGrath, Stapleton, McGrath per l'isolato Duxbury. Ecco il traversone di quest'ultimo, palla addirittura per, cambia gioco McGrath, fretta anche dagli slanci degli avversari ma è sempre molto. Bonini attaccato da McGrath, risultato della gara d'andata. McGrath che salta Boniek, tenta di andare via anche a Gentile ma si tratta di un, batte Olbiston, attenzione c'è il colpo di testa ravvicinato, la condotta di gara che se è giustificata dal risultato che va tutelato. Ancora Tardelli, passaggio per Rossi, Tardelli incestica sul pallone McGrath, l'anticipo dell'avversario ha tentato di spostarlo con una spinta alle spalle. Moran, Boniek, ma insistono gli inglesi con Graham, attenzione, McGrath si gira bene, lo disturba Scirea, Whiteside, gol! Tardelli, Rossi, fermato da McGrath, Wilkins, c'è un fallo forse su di lui. Rinvio però proprio sui piedi di Duxbury che può effettuare il traversone, c'è il colpo di testa pericolosissimo di McGrath in elevazione su Tardelli, para Tacconi ma c'è fallo, prossimo rinvio di Tacconi, il rinvio di testa è stato di Hogg, McGrath anticipa Tardelli, è entrato l'allarme, palla in gioco, Vignola, Boniek, Bonini può liberarsi del pallone su Scirea. 8 minuti di una partita vincente, durissima, Vignola sbaglia ma può recuperare,
poi viene fermato da McGrath da Hughes. Side che da Duxbury, ecco il traversone, grappolo di uomini, tacconi in angolo. Wilkins che da McGrath che mette in movimento sulla porta, il rilancio, palla ancora a McGrath, nuovo cross da questi a Vignola, retrocede Vignola da Boniek sbaglia il controllo, però poi è Bonini che può dare a Scirea, cerca di farsi vedere Platini, poi c'è McGrath, il colpo